Grazie al dottor Baldanza, è chiaramente un appello che ci mettiamo di rivolgere a tutti gli enti pubblici, ma in questa strategia di difesa dell'agroalimentare è molto importante anche il ruolo delle forze dell'ordine. Abbiamo qui Cinzia Gagliardi, che è comandante del Corpo Forestale delle Marche. Buongiorno a tutti, saluto le autorità presenti, saluto gli organizzatori di questa manifestazione, saluto questa platea che mi fa piacere, vedo particolarmente affollata da molti addetti ai lavori. Ed io, come rappresentante del Corpo Forestale dello Stato a livello regionale, oggi mi sento abbastanza responsabile per l'intervento che andrò adesso a fare, perché già dal discorso che ha fatto l'assessore Malaspina, dal discorso fatto anche dagli interventi tecnici autorevolissimi fatti dal dottore che mi ha preceduto, dal magistrato della Corte dei Conti, diciamo che il motivo costante, il principio costante che è emerso è l'assoluta necessità di tutelare e garantire i prodotti della filiera agroalimentare. Ed è stato quasi invocato una sorta di rigidità dei controlli per garantire la tutela di questo settore che ha assunto negli ultimi decenni un'importanza fondamentale. Ed io qui rappresento proprio i controllori e vorrei comunicare un messaggio proprio a voi che vivete di questo lavoro, e cioè che i controllori debbono essere considerati come una parte del sistema impresa, come un sottoinsieme di quella parte più grande degli addetti ai lavori, perché i controllori sono partner degli imprenditori e non sono avversari. Certo, noi stiamo parlando di regole molto complesse, di regole farraginose, stratificate nel tempo. È necessario che questo complesso di regole venga reso perfettibile, in un certo qual modo ce ne rendiamo conto già da soli. Tuttavia però queste regole debbono essere rispettate con il massimo rigore, perché costituiscono la cornice nell'ambito della quale si riesce a garantire una economia sana, trasparente, corretta, un'economia che premia tutti coloro che con grandi sacrifici lavorano rispettando queste regole, e deve costituire lo sprone, lo stimolo per tutti coloro che vogliono, diciamo così, far progredire quello che è il settore produttivo, sempre nella correttezza. Quindi è nel vostro stesso interesse che gli operatori del settore facciano in modo che queste regole vengano rispettate sempre in maniera più rigorosa. Il Corpo Forestale dello Stato, lo sapete, si occupa della tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio, del patrimonio agroalimentare, del patrimonio agroforestale italiano, della tutela della biodiversità, della sicurezza agroalimentare e della biosicurezza del consumatore in generale. Però voglio spiegare meglio perché è importante che i controllori affianchino proprio gli imprenditori e che gli imprenditori accettino il fatto di essere guidati ad un maggiore rigore nel rispetto delle regole nel loro stesso interesse, perché è stato detto che il Made in Italy è comunque un marchio, il Made in Italy è un brand ed è il brand più amato al mondo, ed è per questo, come diceva il Presidente della Camera di Commercio, è il brand più falsificato e più contraffatto. Queste contraffazioni, la cui entità è stata ampiamente enunciata, 60 miliardi di euro, sono miliardi che vengono sottratti all'economia del paese, sono miliardi che vengono sottratti soprattutto alla garanzia della salute anche del consumatore, perché nelle contraffazioni vengono utilizzate delle materie prime che sfuggono sicuramente al controllo rigoroso delle leggi che debbono garantire che si tratti di materie prime salubri, sane e che
che non facciano del male al consumatore, all'uomo. Oggi il mercato, sapete, che è condizionato da tutto un insieme di fattori per i quali spesso si prescinde da quella che è la qualità intrinseca del prodotto. Oggi il mercato è caratterizzato dalla stimolo del consumatore ad acquistare sulla base di indicazioni di un impatto emotivo, di un impatto irrazionale che dà il prodotto che viene messo in commercio. Non a caso le multinazionali investono ingentissime somme di denaro nel marketing perché vogliono arrivare al consumatore lanciando determinati messaggi, e noi tutti siamo stati chi più chi meno condizionati dall'essere orientati ad acquistare un prodotto più sull'emozione che quel prodotto, quel marchio ci comunica, che non invece ad andare a verificare qual è la sostanzialità, il valore sostanziale del prodotto stesso. E allora, ripeto, il Made in Italy, l'Italia, è un brand. Il territorio nel quale ci troviamo, fermo in questo particolare frangente, ma posso parlare di tantissime altre realtà territoriali dell'Italia, del paese, il territorio nel quale ci troviamo è un marchio, è un brand, e come tale va tutelato, perché questo brand Italia, questo brand territorio è indissolubilmente legato ai prodotti tipici che in questo territorio vengono prodotti, e quindi la tipicità, questa manifestazione si chiama tipicità, allora la tipicità indica il legame indissolubile che c'è tra la materia prima di questo territorio, tra i prodotti che vengono realizzati in questo territorio, tra la cultura di questo territorio, la storia di questo territorio, il popolo, voi che su questo territorio vivete, che di questo territorio vivete. Ecco allora che c'è, mi auguro almeno, che c'è la sanatoria di quell'apparente contraddizione del controllore che affianca il controllato, che affianca chi di questo territorio vive. Perché attenzione, si tratta di un passaggio culturale molto importante che deve iniziare sin dalle prime fasce d'età. Questo bisogna insegnare ai nostri figli, questo bisogna insegnare alle giovani generazioni. Dobbiamo avere il massimo rispetto del territorio, dobbiamo avere il massimo rispetto dell'ambiente, dobbiamo amare la natura, perché è dalla natura che deriva la ricchezza economica del nostro paese ed è dalla natura che deriva la possibilità di continuare a vivere nel paese e nel pianeta in maniera sostenibile, perché altrimenti viene penalizzato, ormai vengono pregiudicati anche i nostri normali standard di vita. È un sistema di controllo però che travalica quelli che sono i confini della nazione. Si è parlato di contraffazione, si è parlato di criminalità organizzata, agromafia. Siete consapevoli del fatto che la contraffazione degli alimenti delle nostre eccellenze viene perpetrata maggiormente all'estero. Per questo è necessario un impegno politico particolare, ma anche una sorta di coordinamento e di cooperazione tra le varie forze di polizia che si occupano del settore a livello internazionale. La prima operazione che si è realizzata di controllo internazionale è avvenuta nel 2011, ha visto coinvolti 12 paesi dell'Unione Europea. È stata un'operazione che le forze di polizia impegnate nel settore della tutela dell'agroalimentare hanno condotto sotto l'egida di Interpol ed Europol. Allora, questa operazione ha comportato innanzitutto scambio di informazioni, e sulla base dello scambio di informazioni le varie forze di polizia in loco nel paese dove c'era l'informazione del gravissimo reato che si stava realizzando, attraverso questo scambio di informazioni sono stati raggiunti dei risultati importantissimi. Oggi siamo arrivati al quarto anno. Questa operazione si chiama Operazione Opson. Opson in greco significa cibo, e l'operazione mira appunto
a garantire la sicurezza del cibo e quindi la sicurezza della salute dell'uomo. I paesi sono aumentati perché si sono avuti dei risultati notevolissimi, e i paesi via via sono aumentati e è stata incrementata l'esperienza nel settore della lotta alle contraffazioni in questa materia. Nella regione Marche com'è la situazione? Nella regione Marche la situazione va attentamente monitorata, perché anche nel corso del 2014 gli illeciti che sono stati registrati, sia penali che amministrativi, sono stati considerevoli. C'è una sensibile violazione, c'è un sensibile tasso di violazione alle regole in materia di tutela dei prodotti a denominazione di origine protetta e controllata. Nel settore del biologico, invece, la regione Marche è una regione virtuosa, perché abbiamo avuto modo di constatare che c'è un rispetto rigoroso della produzione nel settore del biologico. E una particolare attenzione va destinata anche all'attività dell'antibracconaggio. Cosa c'entra l'antibracconaggio con l'agroalimentare? C'entra perché nel corso delle nostre attività repressive degli illeciti che sono stati commessi in questo settore, poi siamo andati a constatare che c'è la somministrazione scorretta in esercizi di ristorazione delle zone di animali che vengono cacciati di frodo e che quindi sfuggono quelli che sono i controlli sanitari, con grave nocumento alla salute umana. Per questo io faccio di nuovo appello alla particolare attenzione e sensibilità anche da parte di voi stessi che subite questi controlli, perché quando si sanziona per esempio la produzione di un prodotto, prima il magistrato ha fatto l'esempio del vino cotto. Allora vi dico io, che differenza ci può essere tra il cosiddetto salame morbido e il ciauscolo a denominazione di origine protetta? Il consumatore spesso e volentieri neanche al palato neanche si rende conto, perché comunque nella maggioranza dei casi si tratta comunque di prodotti buoni, si tratta di prodotti sani. Possiamo fare l'esempio del ciauscolo, facciamo l'esempio anche della lenticchia di Castelluccio di Noccia. Che differenza c'è con la lenticchia che viene coltivata in un territorio limitrofo, confinante, la lenticchia di Colfiorito? Che differenza c'è? Al palato non si avverte questa differenza. Però la lenticchia di Castelluccio di Noccia è un marchio, il ciauscolo è un marchio e per i principi che ho enunciato prima il marchio va tutelato, la contraffazione a questo marchio va punita, perché appunto con la contraffazione del marchio si tradiscono le buone intenzioni di chi fa buona impresa, di chi fa impresa sana, di chi rispetta le regole, e quindi si interrompe quel flusso che deve circolare di una economia leale e trasparente. Io sapete benissimo che per cercare di razionalizzare questi controlli, che sono antipatici e che quindi appaiono spessissimo gelidi, freddi, atti veramente burocratici, lo capiamo che questi controlli sottraggono tempo prezioso a quella che è la vostra attività principale, quella di dedicarvi all'impresa, e sapete che lo scorso mese di agosto, nell'ambito del cosiddetto pacchetto di misure campo libero, il ministro Martina dell'Agricoltura ha istituito il registro unico dei controlli. È un istituto che necessita di essere regolarizzato poi con successivi provvedimenti di attuazione, sempre per regolarizzare meglio. Questo però significa che non ci deve più essere, non ci sarà la sovrapposizione di controlli delle imprese, e quindi quando il corpo forestale arriva a controllare un'impresa dove il giorno prima o una settimana prima c'è stato il corpo della Guardia di Finanza,
si asterrà dal controllare, provvederà in futuro a provvedere ai controlli di propria competenza. È un primo passo e speriamo che questo riesca a tranquillizzarvi e a portare avanti con lo stesso impegno e con lo stesso amore il lavoro che fate, per il quale noi abbiamo un profondo rispetto. Grazie.